Questo abbigliamento e questo cappuccio rappresentano il momento drammatico e la gravità della cosa che sto per dire, perché il premio subalterno di oggi va ad Assocare News che pubblica Stati Generali Emergenza Urgenza. La federazione, sospettinata, degli ordini delle professioni infermieristiche lasciano ufficialmente il tavolo dell'organizzazione e ritirano il logo dall'evento. Vi giuro, non so se dormirò stanotte. Leggiamo l'articolo. Cavolo, sta cosa qua. Ma scombinati i capelli. Allora, questa mattina è arrivata l'ufficialità. La FNOPI ha lasciato il tavolo di organizzazione dell'evento sugli stati generali dell'emergenza urgenza in programma a marzo, aggiungendo alla decisa presa di posizione di non partecipare anche il ritiro del logo dalle pubblicazioni online e cartacee dell'appuntamento. Verrebbe da dire la FNOPI chi è, ma ve lo risparmio. Un'azione che ha visto una buona accoglienza da parte della comunità scientifica professionale dell'emergenza urgenza, ma dei vostri, perché dei nostri nessuno se ne è nemmeno accorto, tanto che lo stanno scoprendo da me. Forse la prima ad uscire in merito è stato la SIET, che attraverso un post diffuso sulla propria pagina Facebook, che è ovviamente il Guardian, si è espressa congratulandosi con la federazione, definendo opportuna la fuoriuscita. La Società Italiana degli Infermieri di Emergenza Territoriale, presieduta da Roberto Romano, mi ricorda qualcosa, aveva abbandonato il tavolo già da qualche giorno. Dopo che avevo messo, cioè colpiti e affondati da soli, hanno mandato l'audio che parlava male di me. L'audio l'hanno mandato a me, io l'ho pubblicato su Facebook e loro si sono autocolpiti e affondati perché grazie a quell'audio sono stati, presumo, un po' così presi in giro perché cioè, tu fai un audio di quel tipo, vieni beccato. E a proposito, sto sempre aspettando che l'autore dica sono stato io. E quindi la SIET con Roberto Romano hanno detto che se nessuno prendeva distanza praticamente dalle posizioni estreme, legasi Balanzoni, loro uscivano da questo tavolo e oggi la FNOPI se n'è andata sbattendo la porta e ritirando il logo. Per cui non so, cioè, di solito queste cose non lo so, dovrebbero essere creare clamore, non lo so. Secondo me, visto il peso che aveva la FNOPI e visto che il peso avevano questi, è pressoché indifferente, però per fare un titolo di Assocare News va bene anche questo. Torno nel mio guscio. Buon pomeriggio.